Ciao bimbi, io sono Erika, una delle due ludotecarie di Sogliera. Oggi faremo insieme un laboratorio molto divertente che potrete fare a casa con i vostri genitori. Per fare questo laboratorio ci serve un cartoncino bianco, un cartoncino verde, una matita, delle forbici, un pennello, delle tempere di colore marrone, rosso, giallo, arancione, verde, una colla e dei pennarelli. In questo laboratorio faremo un albero, quindi la prima cosa da fare è il tronco. Per farlo useremo la nostra mano e il nostro braccio e con la matita facciamo il contorno, quindi io vi consiglio di aprirla bene prima di appoggiarla sul foglio. Ok, adesso con il pennello e la tempera marrone lo coloriamo. Ok bimbi, adesso il nostro tronco è fatto e dobbiamo fare la chioma. Per fare la chioma dell'albero useremo le nostre dita, che immergiamo nella tempera e andremo a posizionare sul foglio. Ok bimbi, l'albero è finito e adesso facciamo l'erba. Prendiamo il cartoncino verde, facciamo due strisce alte più o meno 4 cm.
Poi con le forbici andiamo a fare delle frangette senza tagliare fino in fondo. Adesso nel bordo che abbiamo lasciato in fondo al foglio mettiamo la colla e la andiamo ad attaccare sul foglio. Adesso con le mani andiamo a muovere un pochino le frangette in modo da creare un po' di movimento sull'erba. Ok bimbi, il nostro albero è finito. Io finisco di decorarlo facendoci alcuni disegni con i pennarelli. Voi potete fare il disegno che più vi piace. Bimbi, il nostro laboratorio è finito. Spero vi siate divertiti e che vi sia piaciuti. Io vi aspetto al prossimo video. Ciao!